Allora, inseriamo sul filo 4 bicono alternandoli con 4 rocaille. Chiudiamo a cerchio in questo modo il filo e andiamo a inserire l'ago all'interno di tutti i bicono fino ad arrivare da questo lato e poi facciamo il nodino. Arrivati a questo punto, però, quando facciamo il nodino, evitiamo di tirare troppo il filo, di stringere troppo, perché è importante che lasciamo dello spazio tra le rocaille e il bicono, perché dopo ci sarà facile poi inserire le altre rocaille che poi vediamo qui nella lavorazione, quelle che vediamo a questo punto qui, questo gruppetto di rocaille. Ok, ci troviamo ad uscire adesso con l'ago da uno dei biconi e dobbiamo inserire le rocaille lateralmente a queste che troviamo qui al centro tra i due biconi. Allora, prendo in mano il lavoro in questo modo e inserisco con l'ago la prima rocaille in questo modo. Ecco qui, andiamo a inserire l'altra rocaille. Nel bicono che ci troviamo di fronte e tiriamo il lavoro in questo modo. Ora dobbiamo fare questo per tutto il giro. Ok, ho inserito le rocaille in tutti i punti dove doveva essere inserita, adesso sono uscita con l'ago dalla rocaille che si trova qui dopo il bicono, questa superiore. Adesso dobbiamo fare come si fa con la lavorazione al peyote. Già abbiamo fatto questo primo giro, diciamo al peyote, adesso dobbiamo inserire un'ultima rocaille qui in mezzo tra i due, quindi faremo questo giro inserendo la rocaille in questo punto, in quest'altro, in quest'altro e in quest'altro ancora. Eccoci qui, abbiamo inserito le rocaille qui al centro, usciamo con l'ago da questa rocaille qui e cominciamo ad inserire sul lago, vi faccio vedere, una super duo, tre rocaille e un'altra super duo e andiamo a inserire l'ago nell'altra rocaille che ci troviamo qui di fronte al bicono. E tiriamo il lavoro in questo modo qui. Andiamo a formare questa lavorazione. Dobbiamo fare tutto il giro in questo modo. Ho terminato questo giro di super duo e adesso ho inserito l'ago in questa super duo che si trova in questo punto nella parte superiore. Sono uscita appunto con l'ago da quest'altro lato. Adesso sul filo ho inserito, come potete vedere, una rocaille, una super duo e un'altra rocaille e vado a inserire l'ago in questa rocaille che si trova qui al centro. E tiro il lavoro in questo modo. Inserisco sul lago un'altra rocaille, super duo e rocaille e inserisco l'ago poi in quest'altra super duo che mi trovo di fronte in questo modo. Ecco qui, abbiamo creato quest'altra parte dell'anello. Continuo inserendo una rocaille in mezzo a queste due che vedete qui, questi due super duo. Ecco qui e tiro il lavoro e faccio questo ovviamente per tutto il giro. Arrivati a questo punto, sono uscita con l'ago, in questa super duo, quindi sono risalita, diciamo, con l'ago in questa super duo e ho inserito 3 rocaille sul lago. Adesso vado a inserire l'ago da quest'altro lato della super duo in questo modo. Così. Andiamo ad inserire adesso sul lago 2 rocaille, una super duo e un'altra rocaille e inseriamo il tutto in questa super duo che ci troviamo qui, senza passare attraverso la rocaille in questo modo. E tiriamo il tutto in questo modo qui. A questo punto sono passata con l'ago anche attraverso quest'altra rocaille, quest'altra super duo, non passando attraverso questa rocaille che vedete qui, e ho inserito sul lago al contrario di come ho fatto qui, e cioè ho messo una rocaille, una super duo
e 2 rocaille e adesso vado a inserirmi in quest'altra super duo. In questo modo abbiamo formato quest'altro angolo. Dobbiamo fare la stessa cosa attraverso tutte le super duo fino ad arrivare da quest'altro lato. A questo punto della lavorazione sono uscita con l'ago da queste 2 rocaille qui. Quindi ho concluso l'ultimo giro chiudendo qui queste 2 super duo con 3 rocaille. Sono uscita qui da queste altre 2 rocaille e inserisco sul lago 3 rocaille che poi vado a inserire qui in questa super duo e tiro lago in questo modo e vado a inserire poi una rocaille in mezzo a queste super duo così. E altre 3 rocaille, una, due, e 3 per chiudere da quest'altro lato in questo modo. E tiro l'ago in questo modo. E devo fare questa lavorazione in tutti e 4 gli angoli dell'anello. Ecco qui, come potete vedere, ho chiuso tutti gli angolini con una rocaille e lateralmente ho inserito 3 rocaille di qua, 3 rocaille da quest'altro lato. Ci troviamo adesso ad uscire a questo punto qui. Ora, siccome io voglio chiudere facendo la fascetta del secondo anello che avevo creato, e cioè quella che ci ha insegnato anche Marghe 75, io adesso cosa devo fare? Devo in 2 angoli, 2 punte. Devo farci appunto, scusate il gioco di parole, questo angolino qui, questo triangolino qui, che c'è qui in questo punto, mentre in questi altri due, in queste altre 2 punte devo andare a chiudere con le rocaille, come vedete in quest'altro caso. Quindi io che farò? Devo inserire in questo caso una super duo, una rocaille e un'altra super duo e vado a inserire l'ago in quest'altra rocaille che mi trovo di fronte. Così. E tiro filo per formare poi questo angolino qui. Quando andrò con l'ago, arriverò da quest'altro lato, scusate, adesso metto a fuoco, andrò ad inserire sul filo 5 rocaille e le inserirò poi da quest'altro lato e quindi chiuderò quest'altra punta solo con le rocaille e dall'altro lato farò la stessa cosa che ho fatto qui. Mentre quest'altra punta la chiuderò come faremo in quest'altro caso, cioè con 5 rocaille. E poi vedremo cosa fare in seguito. Eccoci qui, abbiamo fatto tutto il giro e come potete vedere in questi 2 angoli ho inserito le super duo, in questi altri 2 invece ho inserito le rocaille, come vi dicevo prima. Adesso sono uscita con l'ago da questa, un attimo che tiro il filo, questa rocaille qui, la terza rocaille in questo angolino e vado a inserire adesso sul lago 4 rocaille. Inseriamo ora queste 4 rocaille in questa super duo qui sopra, così, e tiriamo il filo, così. Inserisco ora sul lago una rocaille, un attimino che la prendo, e una super duo, ecco qui, ecco qui. Ora tiro tutto giù al filo in questo modo qui e vado a inserire l'ago rientrando nel buco che si trova qua sopra, ecco qui, e tiriamo il lavoro, scusate che, ecco qui. Adesso inserisco di nuovo una rocaille sul lago. Ecco qui, e vado a inserire l'ago da quest'altro lato della super duo, così. Sto col braccio, sto, scusate. Ecco qui, ho inserito, ce l'ho fatta. E tiriamo il lavoro in questo modo qui. Ecco che abbiamo fatto questo angolino. Adesso inserisco altre 4 rocaille sul lago. 1, 2, 3 e la quarta. Ecco qui, andiamo a inserirci, scusate, in questa rocaille qui, l'ultima.
la terza, come potete vedere, in questo modo qui, e usciamo da quest'altra parte se ce la facciamo. Sì, adesso tiro un attimino l'ago in questo modo e abbiamo formato il primo angolino in questo modo qui. Adesso dobbiamo con l'ago, un attimo che sposto il braccio perché c'è la telecamera davanti, fare tutto il giro, andare da quest'altra parte e quindi inserirci in questa terza rocaille, fare la stessa cosa che abbiamo fatto di là, cioè 4 rocaille, usciamo da quest'altro lato, mettiamo una rocaille, una super duo, ci passiamo sopra col filo, rientriamo, un'altra rocaille, passiamo da quest'altra parte, 4 rocaille e ci inseriamo in questa terza rocaille che vedete qui. Faccio adesso questo con la telecamera spenta e poi continuiamo. Eccoci qui, ho fatto il giro e quindi ho fatto l'angolino anche qui, come potete vedere, in tutti e due i lati. E per trovarmi qui con il filo, io una volta che ho inserito le 4 rocaille qui nell'angolo, invece di con l'ago di rientrare in questa rocaille da questa parte qui, sono rientrata da questa parte qui. Quindi sono entrata con l'ago in questa super duo, in questa rocaille, in quest'altra super duo, in queste altre 3 rocaille, sono risalita da questa parte e sono uscita qui. A questo punto io inserisco sul lago 2 rocaille, eccole qui, e rientro con l'ago in questa, nel buco che si trova da quest'altra parte della super duo, in questo modo. Ecco qui, ed esco da questa parte, formando quest'altro decoro, in questo modo qui. Ora che dobbiamo fare? Siccome dobbiamo partire adesso a fare la fascia, che è la parte più semplice, questa qui che abbiamo fatta, è quella più elaborata, insomma, questi due angolini. Adesso dobbiamo inserire le super duo per formare la fascia per chiudere l'anello. Nel mio caso, in base al mio dito, io inserirò alternando rocaille e super duo 9 super duo e 9 rocaille. Voi ovviamente valuterete poi la misura del vostro dito. Ecco qui, voglio mostrarvi come ho inserito le super duo e le rocaille per fare questa fascia. Appunto, ho messo alternando rocaille e super duo da un unico lato fino ad arrivare da quest'altra parte. Adesso che faccio? Sempre seguendo la spiegazione di Marghe, vado da quest'altro lato della lavorazione e vado a inserirmi con l'ago in quest'angolo della super duo, in questo modo, e tiro su il lavoro. Ecco che si è chiuso il lavoro. Ora da quest'altro lato devo inserire 2 rocaille come ho fatto anche da quest'altra parte. Ho inserito le 2 rocaille sul filo e adesso devo inserire l'ago da quest'altro lato dove c'è quest'altra rocaille, in questo modo, e tiro il lavoro. Ecco che abbiamo fatto anche da quest'altro lato questo decoro. Adesso non dobbiamo fare altro che la stessa cosa che abbiamo fatto di qua, quindi inserire le rocaille dove non ci sono, qui tra le super duo, e ci troviamo poi da quest'altra parte. Eccoci qui, abbiamo fatto quest'altro giro con le rocaille, abbiamo terminato la fascetta, io ringrazio Marghe perché questa fascetta è favolosa. E adesso a questo punto non dobbiamo fare altro che inserire il filo attraverso il lavoro finché non ci sentiamo sicure di esserci allontanate dal punto di partenza, questo qui, e tagliare il filo. Ecco qui l'anello terminato insieme agli altri due fratellini. Sono contenta di aver utilizzato nell'ultimo anello questa colorazione di super duo turchese insieme al bronzo perché è davvero bella con questa lavorazione. Che altro dire, è stata dura fare questo tutorial, in più occasioni ho dovuto rifare i vari passaggi a causa della telecamera che non mi permetteva di lavorare bene. Mi è anche capitato una super duo con un buco chiuso e quindi con l'ago ho cercato di bucarlo per evitare di rifare di nuovo il lavoro. Insomma, alla fine ci sono riuscita. Spero di essere stata chiara nei vari passaggi. Spero che vi piaccia questo tutorial e spero di vedere tanti anelli in giro fatti da voi, Soraya, così che insomma per me possa essere una soddisfazione. Ok, adesso vi saluto, spero di fare al più presto un altro tutorial e un bacio e alla prossima.